Ciao a tutti, grazie dell'ospitalità. È sempre un piacere ritornare al LUG, che è tanto tempo che non frequento. Questa sera vi parlo di Wikipedia principalmente. Ho pensato a fare un'introduzione teorica generale, poi spero che ci avanzi tempo per fare anche una parte pratica insieme, a seconda anche di quello che può interessare a voi. Comincio con un po' di storia. Un benvenuto generico che dà anche il significato di quello che è Wikipedia. Immagina un mondo in cui ogni persona possa avere libero accesso all'intero patrimonio della conoscenza umana. Questo è il nostro scopo. La frase è di Jimmy Wales, che è il fondatore di Wikipedia. Questo l'ha detto all'inizio del progetto e oggi si può dire che ci stanno riuscendo perché da un lato c'è l'enciclopedia, dall'altro ci sono altri progetti che riuniscono quello che può essere veramente il nostro patrimonio di conoscenza. Facciamo un po' di storia, quindi un passo indietro. Nel 2000 nasce Nupedia, era un'enciclopedia gratuita creata appunto da Jimmy Wales e dal suo amico Larry Sanger. Wales era il fondatore, Sanger era il redattore capo. Doveva essere scritta da autori esperti del settore, quindi si chiedeva che i partecipanti avessero almeno un dottorato di ricerca e dovevano collaborare gratuitamente. Le informazioni sarebbero state pubblicate come contenuto libero, quindi liberamente accessibile e liberamente modificabile. E la cosa principale doveva essere caratterizzata da un processo di revisione paritaria. Era stato ideato in sette passaggi, quindi una stesura della voce, una rilettura da parte del redattore capo, una nuova correzione da parte del cosiddetto comitato editoriale, finché man mano sarebbe stata approvata questa voce nella sua complessità. Nupedia cresce pochissimo perché in 3 anni di vita ci sono state soltanto 25 voci prodotte che hanno passato l'intero processo di revisione paritaria. E quindi un progetto molto lento e molto poco fruttuoso. Nel 2001, quindi dopo un anno di vita di Nupedia, viene creato questo ramo collaterale a cui chiunque può contribuire, quindi non veniva più richiesto un titolo di studio particolare. Non c'era nessun processo di revisione e infatti era una wiki. Come voi immagino sapete, i sistemi wiki permettono agli utenti di modificare il codice sorgente del sito senza avere dei filtri. Quindi, a seconda delle regole che vengono date al sito, anche un utente non registrato può andare a modificare parte o tutto il codice sorgente. Wiki è un termine hawaiano che significa veloce, si dice che sia ispirato a questa navetta che dall'aeroporto di Honolulu collega le isole. E appunto i siti Wiki hanno questo software che permette delle modifiche anche molto semplici, quindi non serve avere delle conoscenze informatiche a priori, ma si impara man mano che si collabora. Gennaio 2001 viene lanciata l'edizione in inglese di Wikipedia, come vedete anche una grafica molto elementare che poi con gli anni si è evoluta. Qui possiamo andare anche un po' sulla goliardia perché ci sono le varie pronunce, ecco come potete vedere la pronuncia corretta secondo l'Accademia della Crusca sarebbe Wikipedia. Io la pronuncio un po' a nome mio, Wikipedia, tanti altri wikipediani hanno il loro modo di pronunciarlo, ognuno lo fa suo. In inglese invece è Wikipedia. Un confronto tra Nupedia e Wikipedia. In un anno Nupedia 12 voci, Wikipedia 20.000 voci. Quindi un abisso di differenza di materiale prodotto e anche di contributi effettivi ottenuti. Nupedia chiude nel 2003 e le uniche 25 voci create vengono poi inglobate nell'edizione inglese di Wikipedia.
Wikipedia in italiano nasce nel 2001, quindi pochi mesi dopo l'edizione in inglese. Non è una traduzione vera e propria del sito in inglese, quindi possono esserci le stesse voci, possono essercene di diverse, possono essere anche strutturate in modo differente. I progetti nelle varie lingue sono indipendenti, quindi ci sono delle linee guida che sono, a cui si ispirano tutti i progetti, però ogni lingua ha le sue regole e il suo modo di interagire anche con gli utenti. Ad oggi è tra il quinto e il settimo sito visitato in Italia ed è al nono posto per il numero di voci tra tutte le Wikipedia nelle altre lingue. Abbiamo circa 1 milione, anzi più di 1 milione di utenti registrati, l'altro giorno erano 1.200.000. Gli utenti attivi è un conteggio abbastanza spanne, qui mettono 8.000. Diciamo che la maggior parte degli utenti si registrano, fanno pochi edit, dopodiché smettono per vari motivi, magari uno si registra per curiosità, sono in pochi quelli che poi collaborano per tanti anni. E il numero di amministratori sono un centinaio, sono quegli utenti che hanno dei particolari privilegi tecnici sulle voci, poi vi spiegherò meglio in che cosa consiste il loro lavoro. Ditemi se vado troppo veloce. Ecco qua, questo è uno screenshot di una pagina a caso di Wikipedia e come vedete non ci sono banner pubblicitari. È stata una scelta fatta fin dall'inizio e uno si chiede, ma i server costeranno qualcosa, il materiale, come si finanzia Wikipedia? Nel 2003 viene fondata questa Wikimedia Foundation. Ha una sede a San Francisco, negli Stati Uniti, ed è una fondazione senza fini di lucro. Ha lo scopo di promuovere Wikipedia e i progetti correlati e di incoraggiare la diffusione dei contenuti liberi, che siano sia i testi, sia le immagini, i video e qualsiasi altro tipo di materiale. Raccoglie e gestisce i fondi che vengono ottenuti tramite raccolte periodiche di donazioni e principalmente si parla di microdonazioni, quindi pochi euro per dire l'equivalente nella nostra moneta. E principalmente si occupa di gestire l'hardware, quindi i server negli Stati Uniti e in Olanda. Successivamente sono state fondate altre chiamate assemblee o chapter, come vedete indicato qui. Questa è la pagina dedicata a Wikimedia Italia ed è l'assemblea dei soci che principalmente partecipano ai progetti in lingua italiana. È innanzitutto indipendente dalla Wikimedia Foundation degli Stati Uniti, proprio per statuto della fondazione. E un'altra cosa importantissima, non ha nessun controllo diretto delle voci, o meglio, dei vari progetti nella lingua italiana. Quindi la Wikimedia Italia non ha niente a che vedere con Wikipedia in lingua italiana o con i vari progetti fratelli. Ha appunto lo scopo di promuovere Wikipedia e la cultura libera. Non è un comitato editoriale, appunto, non è responsabile di quello che viene scritto su Wikipedia e soprattutto non è Wikipedia Italia, è un concetto che non esiste. Purtroppo c'è una grande confusione in questo ambito e non so se ne avete sentito parlare. Qualche anno fa c'è stato un caso molto grosso di denuncia da parte di un politico italiano nei confronti di Wikimedia Italia perché riteneva che nella sua voce fosse riportata un'informazione diffamatoria. La storia è questa: la voce su questo politico conteneva una citazione di un articolo di giornale, adesso non ricordo se La Repubblica o un altro giornale. Era una citazione fatta nel modo corretto, quindi riportata tra virgolette, con indicata la fonte, tratto dal giornale tal dei tali, del giorno alla pagina X.
Per cui questa era un'informazione assolutamente corretta, fatta nel modo giusto. Se doveva esserci una rivalsa da parte di questo politico, dice non mi va bene che si dica questa cosa di me, doveva essere fatta nei confronti del quotidiano e non di Wikipedia. In secondo luogo, se proprio voleva rifarsi sull'utente, o meglio su Wikipedia, avrebbe dovuto richiedere la cronologia, andare a risalire all'utente che aveva fatto quell'inserimento ritenuto diffamatorio. La cosa è difficile perché appunto i server sono negli Stati Uniti, bisogna coinvolgere la polizia postale, sono cose abbastanza rognose. Non so per quale motivo questo politico, chi per esso, ha deciso di fare causa alla Wikimedia Italia, che in realtà non ha niente a che vedere con il contenuto dell'enciclopedia. Dopo anni, purtroppo, giustizia italiana è un po' lenta, però i giudici hanno dato ragione a Wikimedia Italia, quindi possiamo dire che abbiamo vinto, tra virgolette. Le assemblee delle varie nazioni, oltre appunto allo scopo di promozione, organizzano anche delle cosiddette conferenze regionali, tra cui una molto importante è Wikimania. No, c'è una slide più avanti. Wikimania, che è una conferenza che diciamo mondiale, richiama utenti di Wikipedia da tutto il mondo. Ogni anno ha una location diversa e quest'anno si terrà Esinio Lario, ma poi ci sarà una slide più precisa. I progetti fratelli. Il più conosciuto appunto è Wikipedia, l'enciclopedia, però ci sono altri progetti molto simili sia negli scopi sia nella gestione dei contenuti. Partiamo da Wikisource, è una biblioteca digitale multilingue che accoglie testi e libri in pubblico dominio o con licenze libere. Contiene oltre 100.000 testi e si può pubblicare libri, romanzi, poesie, altri testi già precedentemente pubblicati ma che siano con licenza libera, oppure se si è l'autore di questo testo si può concedere la licenza e quindi modificare il copyright del testo. Possono esserci anche fonti primarie, quindi diari, registrazioni, lettere, opere scientifiche, documenti storici, canti popolari, dialettali, inni nazionali, traduzioni libere da copyright oppure tesi approvate da un'istituzione accademica, quindi le tesi di laurea portate a compimento possono essere riversate su Wikisource. Cosa non si può mettere? Opere originali non ancora pubblicate, quindi l'autore emergente non può pubblicare il suo romanzo, testi e traduzioni anonimi, commenti ai testi scritti perché il commento rientra in quello che è una possiamo chiamarla una fonte primaria, un'elaborazione personale. Quindi, anche se un professore universitario volesse contribuire a commentare un testo letterario, prima dovrebbe pubblicare il suo commento in modo tale che venga comunque riconosciuto. Testi in evoluzione, quindi testi che possono subire delle correzioni anche dal punto di vista della comunità, oppure testi pubblicitari. Se si parte da un lavoro cartaceo, ci sono delle fasi che vengono previste, quindi la digitalizzazione del testo, una scansione, il caricamento del file, poi la modifica di una pagina con la versione cartacea a fronte, adesso vi mostrerò una schermata, eccolo qui. Quindi sulla destra vedete il testo originale, sulla sinistra la versione digitale, quindi fatta con un software che va appunto rivista e corretta. Se vedete in alto a sinistra ci sono quei quadratini rossi, indicano la completezza della revisione. Quindi qui nella tabella il primo quadratino è il primo step appena un testo viene caricato. I due quadratini in blu, la pagina è stata trascritta,
i tre quadratini, la pagina è stata formattata, mentre i quadratini verdi, la pagina è stata riletta da un utente diverso che ha controllato che sia una versione corretta della digitalizzazione. Commons, che forse è il progetto più conosciuto e anche un po' il più odiato forse per il modo di gestione da parte dei wikipediani. Commons è un archivio di immagini, suoni, file multimediali, quindi anche video o altro, tutti con licenza libera. Tutti i file di Commons possono essere richiamati direttamente da tutti i progetti di Wikimedia. È importantissimo appunto che i file siano rilasciati con la licenza libera. Vi ho detto perché è un progetto odiato, perché ha delle regole sue. Non è sempre facile trovare i file che si stanno cercando, gli amministratori non sono sempre reperibili, però è comunque un progetto molto interessante che porta anche dei contributi molto validi, soprattutto a livello di fotografie, ce ne sono direi di meravigliose. Mi fai vedere perché io non trovavo la funzione per togliere un video che avevo caricato su Non si può Commons. Ah, ecco, togliere. per quello non trovavo. Esatto. Allora, una volta che si carica un file qualsiasi su Commons o anche su Wikipedia, bisogna richiedere la cancellazione del file a un amministratore. Quindi non si è più proprietari perché lo si rilascia in licenza libera. Deve apporre un tag all'inizio, mi sembra. Sì, adesso le cancellazioni di Commons non ricordo come funzionano, sono una cosa abbastanza complicata. E deve esserci un motivo particolare, quindi non si può dire no, ho cambiato idea, voglio riprendermi la foto, perché ormai l'ho concessa con licenza libera. Può essere motivi di cancellazione, l'immagine o comunque il file multimediale è coperto da copyright, io non lo sapevo, oppure esiste una versione migliore, oppure è un file personale, l'ho caricato per me stesso, per usarlo nella mia pagina utente, adesso non mi serve più. Vi libero lo spazio per quanto poco ne occupa, però non è una cosa immediata. Ecco, la cosa importante è che Wikipedia e i progetti fratelli non forniscono uno spazio web gratuito, quindi non servono per caricare le proprie immagini, non servono per caricare i propri contenuti, non servono per farsi pubblicità. Quindi io non posso creare un'utenza su Wikipedia per mettere il mio curriculum, per quanto si possa anche indicare tratti della propria bibliografia, delle proprie esperienze. E, ecco, qualcuno invece lo considera proprio come un hosting gratuito. Addirittura abbiamo avuto qualche anno fa un utente che continuava a caricare immagini, tra l'altro su Wikipedia, quando in realtà sarebbero andate caricate su Commons, ed erano immagini più che altro di utilizzo personale. Ci sono altri servizi online che possono servire allo scopo, ma diciamo le immagini vengono accettate se possono essere utili all'enciclopedia. Quindi, per esempio, paesaggi, monumenti, anche fiori, piante, animali, però appunto non è necessario che siano belle, devono essere utili. Ci sono anche le immagini molto belle, però appunto vengono sempre viste nell'obiettivo dell'enciclopedia. Passiamo a Wikizionario, è un dizionario, la differenza tra dizionario ed enciclopedia. Il dizionario è una definizione breve, concisa e univoca di un termine. L'enciclopedia può sviluppare temi diversi e andare anche più a fondo di un argomento. Quindi Wikipedia non è un dizionario, esiste un progetto fratello apposta per creare questo tipo di contenuto. Mi è mai capitato di inserire una ricerca che mi appaia dizionario? No, è molto raro perché è più facile, è più conosciuto, è anche più visitato Wikipedia, quindi anche i motori di ricerca vanno. Andare in cerca di dizionario e fare una ricerca all'interno. Esatto, tra l'altro è un progetto minore, quindi è possibile che non ci siano neanche tutti i risultati che si stanno cercando. Comunque tutti i progetti sono in crescita continua. Le parole su questo dizionario qua non vengono inserite, cioè quando c'è una parola nuova, sappiamo che sono parole pettagliose, in questo caso,
città o chi fa la recensione, se questa parola è di uso comune o di uso, se va messa, cioè se va bene mettere la dentro. Dunque, qui vale un po' il concetto di enciclopedicità che vale soprattutto per Wikipedia. Ci sono delle regole che definiscono che cosa può essere inserito e che cosa no. Prendiamo appunto il caso di Petaloso. Come la Crusca stessa ha detto, deve essere è una parola di senso compiuto che però per essere considerata una vera parola deve essere utilizzata, quindi non lo posso decidere oggi, lo deciderò tra 5-10 anni e vedere se effettivamente nella lingua parlata o nella lingua scritta ci sarà un uso costante e comune di questa nuova parola. Per cui è importantissimo avere una fonte all'origine, anche appunto per le parole del dizionario. Quindi se questa parola non è riconosciuta ufficialmente da altri dizionari, come può essere la Crusca, come può essere Treccani o altro, non può essere inserita nel dizionario. Quindi non vengono accettati neologismi, io non posso inventarmi una parola, pubblicarla e pretendere che venga poi riconosciuta. No, poi comunque funziona come Wikipedia, cioè ci saranno altri utenti che controllano la validità, esatto, o meno dei contenuti. Si interagiscono, esatto, con il contenuto nuovo. No, non mi sono mai chiesta questa faccenda di Petaloso, come sia andata, come sia stata gestita sul Wikizionario, ma sarebbe interessante andare a vedere. E poi dicevo, Wikiquote, che è una raccolta di citazione di persone famose, opere letterarie, proverbi. Qui la ricerca funziona in due passaggi. Si può cercare o il termine, io voglio una citazione sull'amore e quindi cerco amore, avrò tutto un elenco di citazioni che contengono la parola amore. Oppure viceversa posso cercare le citazioni di un dato autore o gli estratti da una data opera letteraria. Anche qui è importantissimo riferirsi sempre alle fonti, che siano cartacee o comunque risalibili, pubblicazioni online, pubblicazioni scritte. Wikiversità è un progetto un po' particolare e vorrebbe essere una sorta di università libera, quindi un contenuto di lezioni universitarie che siano accessibili a tutti gratuitamente su vari temi. E Wikibooks, viceversa, è una raccolta di ebook in licenza libera, in questo caso libri di testo, manuali e anche libri commentati. Mentre su Wikisource, come vi avevo detto prima, non era possibile inserire libri commentati, su Wikibook sì. Due progetti altrettanto interessanti: Wikivoyage, che è una sorta di guida turistica aggiornabile e affidabile, libera, è un po' l'equivalente della guida galattica per autostoppisti. E invece Wikidata è un enorme database consultabile, modificabile, ma soprattutto può essere richiamato direttamente dai progetti singoli. Quindi per esempio le statistiche relative a una città, gli abitanti, il sindaco, eccetera, vengono aggiornate su Wikidata e hanno una sorta di tag. Per cui nella voce, per esempio, su Wikipedia in italiano, io inserisco quel tag e ho i dati aggiornati in tempo reale da Wikidata. E così vale su tutte le altre lingue perché è gestibile in multilingua. OpenStreetMap, io credo che lo conoscete perché Luca Menini mi sembrava un grande fan di questo progetto, per cui possiamo anche quasi saltare a pie pari. Comunque è un progetto che vuole creare mappe a contenuto libero. Wikimania, come vi dicevo prima, è la cosiddetta conferenza annuale per gli utenti dei progetti Wikimedia, quindi non soltanto l'enciclopedia ma anche tutti i progetti fratelli. Si parla, si discute riguardo ai vari progetti, sia in corso sia futuri, si parla di software libero, di diffusione della conoscenza e anche di collaborazioni.
Negli anni scorsi, come vedete, è stato ospitato in grandi città, Londra, Hong Kong, Città del Messico, e invece a giugno di quest'anno è a Esino Lario. È un paesino molto piccolo. Stanno facendo grandissimi lavori per rendere il paesino a portata di wifi libero. Gli abitanti stanno facendo corsi di inglese per poter ospitare al meglio. Si suppone ci saranno 300.000 visitatori in questo arco di tempo ed è un'occasione veramente unica Si trova poter dove? in Lombardia. Vicino al lago di Como, ok. Ho avuto un momento No, di. no, Ah, ecco, no, perfetto. Ecco, è un'ottima occasione sia per la città che ospita, perché comunque ha un afflusso di persone, di cultura, di movimento di idee, e anche. Poi per conoscere vari aspetti magari della tecnologia che soprattutto in paesini così piccoli, e tutti dicono: ma perché un paesino così piccolo è stato scelto piuttosto che magari Milano, Roma, un posto più centrale? Non ho idea di come siano arrivati a proporlo, a farlo vincere, però è una cosa di cui il comitato pare sia molto fiero, ho visto utenti entusiasti di questa scelta. Torniamo a Wikipedia. E le regole fondamentali per collaborare all'enciclopedia, o meglio per conoscerla, per conoscere i suoi meccanismi. Wikipedia è in continua evoluzione e quindi anche le sue regole e le sue linee guida. E questo è un pregio perché si adatta man mano a quelle che sono le necessità sia della comunità da una parte che dell'enciclopedia dall'altra, ma è anche un difetto. Perché se voi avete tempo da perdere, andate a cercare nelle varie pagine di aiuto dei manuali, vi giuro, io mi perdo dopo anni di collaborazione con il progetto, ancora adesso ho bisogno di chiedere dove trovare certe informazioni. Ci sono dei progetti cosiddetti di semplificamento, però diciamo, l'obiettivo è quello di riunire linee guida simili tra di loro, di semplificare appunto quella che può essere anche una guida, diciamo, le guide sono fatte per aiutare chi non conosce il progetto, però se le guide sono un labirinto è ovvio che è un po' di difficile consultazione. Sì, vedo che faccio un passo Certo. indietro. Parlate prima di OpenStreetMap, no? Ma la comunità italiana, perché l'ho seguito un po', che si lega a Wikipedia, perché ad esempio anche nel sito non c'è link a OpenStreetMap. Dunque non ho seguito bene il collegamento che hai fatto prima tra OpenStreetMap e Wikipedia. Ecco, io ti dico, so che fa parte del progetto, però Sai non so andare nel qualcosa? dettaglio, no, purtroppo non conosco i progetti fratelli così approfonditamente per risponderti. Dunque, tornando alle linee guida, ci sono i cosiddetti cinque pilastri, sono le cinque regole fondamentali che definiscono Wikipedia. E sono fissi, non si possono cambiare, non si possono quasi discutere. Prima di tutto, Wikipedia è un'enciclopedia, quindi possiamo immaginare che contenga tutto quello che può, o meglio, che potremmo aspettarci di trovare in un'enciclopedia cartacea. Quindi non è innanzitutto una raccolta indiscriminata di informazioni, io non posso mettere quello che voglio solo perché Wikipedia è chiamata enciclopedia libera. Non è una fonte primaria, quindi io non posso fare una ricerca a nome mio, scrivere un testo e pubblicarlo, ma devo fare riferimento a testi già esistenti come fonti secondarie, quindi una critica di una fonte primaria. Fonti primarie sono informazioni di prima mano, possiamo chiamarlo il testimone oculare. La fonte secondaria invece è una critica delle fonti primarie. La fonte terziaria è una strutturazione di fonti primarie e secondarie, come può esserlo per esempio una bibliografia. Quindi Wikipedia raccoglie informazioni che siano già state documentate e a cui si possa risalire fisicamente, materialmente. Quindi devono essere anche controllabili.
Wikipedia, come vi dicevo prima, non è un dizionario, quindi non posso limitarmi a scrivere la definizione di una parola. Non è un palco per comizi, quindi io non posso fare dichiarazioni, soprattutto politiche, e non è neanche un giornale in cui posso inserire informazioni recenti che non siano state passate un po' al vaglio, diciamo così, della storia, che siano entrate nella nostra quotidianità. In questo caso si tende a parlare di recentismo. Possono esserci dei fatti che impressionano parecchio anche l'opinione pubblica, come può essere stato il caso di Giulio Regeni di recente. Ci vogliono dei passaggi e delle... come si può dire... delle verifiche, una sorta di storicizzazione dell'evento prima che questo possa essere inserito all'interno di Wikipedia. I criteri di enciclopedicità cosiddetta sono abbastanza vasti, perché diciamo che ogni argomento presenta dei criteri, quindi dei punti a cui una voce deve attenersi per poter essere pubblicata. Facciamo un esempio, la biografia di un personaggio. Adesso vanno tanto di moda i cosiddetti youtuber, questi artisti che pubblicano i video, che hanno grandissimo successo soprattutto tra i giovani, però non è detto che solo perché uno pubblica video su YouTube debba poi comparire su Wikipedia. Deve rispondere a determinate richieste, oppure i calciatori. Solo perché uno gioca a calcio in terza categoria non può avere la sua voce su Wikipedia, quindi anche lì deve aver prestato servizio in squadre da un certo livello in su per un certo periodo di tempo, eccetera. Come vi dicevo, attenzione al recentismo e anche al localismo. Questo è un altro punto abbastanza importante. Si tende a pensare che Wikipedia in italiano tratti argomenti italiani. In realtà potrebbe trattare anche, tratta soprattutto di argomenti di interesse generale, quindi io non posso parlare esclusivamente del personaggio italiano, ma dovrei concentrarmi anche su altri personaggi simili a livello internazionale. È molto difficile, perché ovviamente noi siamo concentrati sul nostro piccolo e tendiamo a anche interessarci della nostra realtà immediata, più vicina a noi. E appunto, come vi dicevo prima, il concetto di verificabilità, quindi io tutti i contenuti che sono inseriti all'interno di Wikipedia devono essere verificabili. Questo perché, come vi dicevo all'inizio, nei sistemi Wiki possono contribuire anche utenti non registrati, quindi io non so chi effettivamente fa la modifica, io non posso valutare le competenze di una persona e non viene appunto neanche richiesto che si fornisca un diploma. Quindi paradossalmente anche un ragazzino delle medie che prende il suo libro di testo può contribuire a Wikipedia, quindi io ho trovato questa informazione dal testo e la riporto all'interno dell'enciclopedia. È successo, purtroppo, che in caso di utenti registrati che collaboravano da un certo tempo con l'enciclopedia, che quindi avevano una sorta di rapporto di fiducia con gli altri utenti, ah, tizio, lo conosco, è bravo, contribuisce bene, è un gran collaboratore, c'era una sorta di sfruttamento di questo privilegio di amicizia, possiamo dire. E quindi sono stati commessi degli abusi, come per esempio un caso di 2005-2006. Io avevo appena iniziato a contribuire a Wikipedia e se dite un certo nome, a me e ai wikipediani di quell'epoca lì viene ancora la pelle d'oca, perché ci sono stati due utenti che hanno scritto tantissime voci in completa violazione di copyright, che è un grandissimo danno per l'enciclopedia, perché in questo caso qualcuno può rivalersi e chiedere il pagamento dei diritti o dei danni. E quindi c'è stato successivamente un grandissimo lavoro di revisione, che quindi è costato
tempo, energie e tante arrabbiature proprio perché c'era una fiducia a monte e purtroppo è successo anche successivamente. È uno di quei, chiamiamoli, difetti dell'avere le utenze registrate, perché io riconosco un utente, lo conosco, collaboro, mi fido e quindi in automatico tutto quello che fa lui so che è buono, però no, non è detto. Infatti ci sono degli esperimenti che fanno utenti anche di vecchia data, fanno modifiche a proprio nome, magari anche modifiche non costruttive, cambiamenti di parole o cose che potrebbero essere chiamate anche vandalismi, inserire ciao all'interno di una voce e nessuno fa niente. Se invece fanno la stessa identica modifica come un utente non registrato, viene subito trovata e annullata di conseguenza. E questi atti un po' di provocazione vengono fatti per anche un po' per scuotere chi controlla le ultime modifiche, perché si dice: sì, io sono un utente registrato, sì, mi conosci, sì, ti fidi di me, però anch'io ho bisogno che tu mi riveda le modifiche, perché possono essere commessi abusi anche in un secondo momento. Quindi uno può già iscriversi a Wikipedia con l'idea di fare delle modifiche di un certo tipo, quindi si costruisce una fama e poi fa un po' quello che vuole. Secondo pilastro, Wikipedia è un punto di vista neutrale, quindi si cerca di essere obiettivi il più possibile. Quindi le voci non devono riportare le opinioni di una sola parte. Facciamo un esempio molto limite, ma tanto per capirci, omeopatia. Dovrei riportare sia una bibliografia che mi propone l'omeopatia come una cura efficace, sia una bibliografia che smentisce l'efficacia dell'omeopatia. Così, anche per tutte le voci che possono essere carenti di un punto di vista neutrale, come per esempio voci di politici, possono essere, ecco, voci di argomenti così criticati o poco riconosciuti a livello scientifico. Quindi si riportano le diverse teorie su uno stesso argomento, quelle disponibili, devono essere presentate in modo chiaro, imparziale, proporzionale alla loro rilevanza. Quindi non posso scrivere una pagina intera di chissà quanti mega su, per esempio, Petaloso, perché è stato un fatto circoscritto. Addirittura poi potremmo anche controllare se esiste su Wikipedia. No, non c'è. Argomentato su una spiegazione di riguardo alla riproduzione dei fiori e cose del genere, è inserito Petaloso in questa Ah, frase. ho Dunque, se capito. cerchi sul dizionario non c'è, però all'interno di una tematica di Wikipedia c'è appunto Viene all'interno di una usato. frase, c'è Ho scritto. capito. Soprattutto, appunto, devono esserci le necessarie fonti che supportano queste affermazioni. Si chiede di non prendere posizione nei casi controversi e di discutere per la risoluzione dei conflitti. Quindi possono esserci uno o più utenti che si trovano in contrasto su come comporre una voce, su come scrivere. Parlavo poco tempo fa con una persona che non era d'accordo sulla gestione della voce riguardo a Israele, allo Stato di Israele. Dice: ma ci sono troppe informazioni all'inizio, uno si perde, non capisce qual è la questione centrale della voce dell'argomento. Questa, ecco, è un'altra difficoltà sia da gestire all'interno, perché si cerca appunto di dare le informazioni nel modo più completo possibile, sia anche dall'esterno, perché uno dice: io conosco l'argomento, so che sarebbe giusto dire questa cosa, però mi ritrovo un po' di fumo e non capisco come sia possibile. E purtroppo è uno di quei meccanismi di Wikipedia che sono un po' difficili da trasmettere a chi non è pratico. Ed è anche uno di quei motivi che fanno anche
mollare subito dalla collaborazione, dice no, io no, una cosa del genere non ce la faccio, no, non mi interessa, e tanti saluti. E l'ultimo punto, attenzione agli aggettivi, devo cercare di mantenere una certa neutralità, quindi niente il migliore, in assoluto, cose del genere. Wikipedia è libera, ok, ma non vuol dire che uno può fare quello che vuole, scriverci quello che vuole. Allora, libera significa che è gratuita, quindi non contiene pubblicità, non devo pagare per accedere. Le voci possono essere modificate da chiunque, quindi anche senza mostrare un certificato di un qualche titolo di studio. I contributi sono pubblicati con licenze libere, quindi possono essere riutilizzabili e ridistribuibili con la stessa licenza. Nessuno è proprietario dei propri contenuti, quindi delle voci che scrive o delle integrazioni che fa. E questa è una difficoltà soprattutto per chi inizia a scrivere nuove voci, va a controllarle, a vedere che altri utenti non vadano a rovinare il lavoro, magari tende anche ad annullare modifiche che possono essere comunque costruttive, e questo non è consigliato. Io posso capire che dietro una voce, soprattutto di un certo livello, possa esserci un lavoro, un impegno, una costanza, però nel momento in cui io pubblico su Wikipedia devo anche accettare che altri utenti possano metterci le mani. E la cosa importantissima è che le modifiche sono immediatamente visibili senza nessun controllo preventivo. E questo vi racconto un altro caso che è successo poco tempo fa, al 500° compleanno di Shakespeare. Una giornalista del Tirreno era scandalizzata perché, cercando William Shakespeare su Google, il primo link era a Wikipedia, e nello snippet c'era la dicitura William Shakespeare, poeta, drammaturgo e grandissimo gay. Ma non è possibile, ma c'è stato un hacker, ma queste cose non si possono vedere. Allora, io pretendo da un giornalista che abbia un minimo di cultura, visto che sta discutendo di un argomento contemporaneo, va a informarti come funziona. È successa questa cosa. Su Wikipedia c'è stato il cosiddetto vandalismo, quindi un utente è andato a fare questa modifica non costruttiva, immediatamente la modifica è stata annullata, però Google, per costruire gli snippet delle voci, va a prendere una copia della cache. Evidentemente è incappato proprio come automatismo a quella versione della voce e ha reso pubblica in qualche modo e ben visibile per un tempo maggiore una modifica che in realtà era un vandalismo. Il controllo delle ultime modifiche viene fatto dagli utenti stessi dell'enciclopedia, non c'è una graduatoria per poter fare controllo delle modifiche, posso farlo anch'io da utente non registrato, controllare, correggere, ci sono degli strumenti che aiutano nel verificare queste modifiche, però non sono fondamentali. Ci sono utenti che hanno dei periodi, come io stessa ho avuto, periodi in cui ci si dedica con passione a questo controllo delle ultime modifiche, perché può anche dare soddisfazioni, si conoscono anche argomenti che magari prima non si conoscevano. Adesso mi sfugge il nome, c'era una voce, un utente tra l'altro non registrato aveva creato una voce su, un utente registrato, vabbè, una voce su un romanzo di Asimov che aveva un nome talmente assurdo che sembrava una cosa non esistente, e veniva inserita solo la trama, ma in un modo altrettanto assurdo per cui sembrava un vandalismo. E aspetta un attimo, vediamo cos'è questa cosa. Ho fatto una ricerca su Google, ho visto che effettivamente esisteva questo racconto, romanzo di Asimov, e ho creato la voce, l'ho rimessa a posto, e mi sono fatta anche un po' di cultura in quel momento, perché era una cosa che non conoscevo. Quarto pilastro, Wikipedia ha un codice di condotta, quindi ci sono delle regole che aiutano anche a interagire con gli altri utenti del progetto. Si chiede di rispettare le opinioni dei wikipediani, quindi anche se io non sono d'accordo con qualcun altro, lo devo dire in modo pacato e educato. Si chiede di evitare attacchi personali, quindi dire tu non capisci niente, per esempio,
c'è anche di peggio, si richiede il consenso. Sul consenso ve ne parlo dopo un po' di più perché è un concetto un po' particolare. Si richiede un atteggiamento aperto al confronto, si deve presumere la buona fede, soprattutto con chi è appena arrivato, quindi è facile che una persona appena registrata commetta degli errori, quindi non si deve bollare immediatamente come vandalo, ma aiutarlo a inserirsi meglio, a capire che cosa ha in mente di fare e spiegare come funziona il progetto. E da ultimo, non danneggiare Wikipedia per sostenere il proprio punto di vista. L'ultimo pilastro, Wikipedia non ha regole fisse a parte i 5 pilastri. Quindi le regole possono essere messe in discussione, succede periodicamente. Non bisogna preoccuparsi di fare pasticci, quindi si può anche essere in qualche modo coraggiosi e proporre, essere propositivi, e appunto non bisogna aver paura di fare le modifiche. E il motto di Wikipedia appunto è be bold, quindi siate coraggiosi, siate propositivi. Vediamo com'è fatta una voce, che cosa troviamo all'interno delle varie pagine di Wikipedia. Allora, purtroppo si vede in piccolino, mi interessava la struttura, solo le aree colorate. In alto a sinistra si trova il titolo. Subito prima dell'inizio della voce si trovano gli avvisi di servizio. Purtroppo la freccia è andata sul verde, in realtà doveva andare nel box grigio immediatamente sopra. A cosa servono gli avvisi di servizio? Possono dire: questa voce è un abbozzo, quindi contiene le informazioni minime, però potrebbe essere sviluppata ancora. Oppure ci sono vari avvisi, per esempio i cosiddetti disclaimer medici. Wikipedia non dà consigli medici, il contenuto è di interesse generale. O possono esserci anche avvisi di richieste di cancellazione, quindi o cancellazione immediata perché vedo che la voce non risponde ai criteri di Wikipedia, oppure cancellazioni, possiamo discussioni di cancellazione, quindi io utente leggo questa voce, ritengo che non sia enciclopedica, però potrebbe esserlo perché non conosco molto bene l'argomento, quindi la propongo per la cancellazione e lascio che sia la comunità a decidere cosa fare. In verde all'inizio c'è l'incipit della voce che si chiede contenga le informazioni essenziali che facciano capire perché questo argomento è enciclopedico. In questo caso io ho preso una voce di un concerto live, una registrazione di un concerto, e quindi la voce mi dice EST Live in Hamburg, è un album live del gruppo EST, contiene due CD, è stato pubblicato nell'anno tal dei tali, adesso scritto piccolo anche da me. Lo stesso vale per esempio per i personaggi famosi, perché questo personaggio deve stare su Wikipedia. Capita tante volte che ci siano voci, per esempio, di professori universitari. Allora uno dice: qual è la differenza dello studente che stima il suo professore e il professore che veramente ha rilievo enciclopedico? In questo caso può avere vinto premi particolari, una ricerca essere stata pubblicata e riconosciuta a livello internazionale, può avere pubblicato romanzi, opere, e questo io devo capirlo immediatamente dalle prime righe della voce. Poi a sinistra c'è un indice, viene creato in automatico quando le sezioni interne alla voce superano le due o le tre sezioni, mentre sulla destra abbiamo il cosiddetto info box che racchiude le informazioni principali della voce. Non vale per tutte le voci, si trova per esempio per gli album musicali, per i film, per i calciatori, per i personaggi delle opere di fantasia, per esempio ci sono degli standard a seconda del tipo di voce. Poi dovrebbe essere in arancione, invece è un verde un po' marroncino, il corpo della voce, quindi la trattazione vera e propria dell'argomento. Le cosiddette sezioni predefinite in rosa e viola sono
La bibliografia, che è fondamentale di solito per scrivere una voce, in questo caso è una voce un po' particolare. Ci sono le note, ci sono i collegamenti esterni che rimandano a siti che trattano dell'argomento. Okay. Dunque, dicevamo, dopo le sezioni predefinite può esserci il cosiddetto template di navigazione. È uno schema che voi vedete in azzurro sotto il rettangolo viola e che va a raccogliere quelle che possono essere le voci collegate a un dato argomento. In questo caso sono le voci relative a questo gruppo jazz che ha pubblicato l'album in questione, e quindi io posso andare a vedere i componenti del gruppo, posso vedere i vari album registrati, eccetera. Poi in marrone sono i cosiddetti occhiali dei portali. I portali sono, poi lo vediamo anche un po' più avanti, degli aiuti alla consultazione dell'enciclopedia, quindi si rivolgono agli utenti e danno una panoramica di quello che può essere un argomento, in questo caso la musica jazz, appunto la musica. E da ultima ci sono le categorie. Le categorie, anche qui c'è una sorta di amore e odio, soprattutto per chi ci mette le mani, perché teoricamente ogni voce dovrebbe far parte di una categoria, quindi essere individuata in modo puntuale. In realtà anche qui c'è una sorta di labirinto, e non è, diciamo, fare una ricerca attraverso le categorie non è sempre così immediato come potrebbe sembrare. Ad esempio, un esempio banale, qui parliamo di software libero, io ho voglia di conoscere un programma per il ritocco di immagini, posso andare a cercare categoria software libero, all'interno trovo i vari tipi di software, vado a cercarmi ritocco di immagini e mi trovo una lista di software libero di ritocco immagine. Il difetto di questo sistema può essere che io, utente novello, creo una voce sul programma tal dei tali, ma lo inserisco in generale nella categoria software libero e non vado a puntualizzare l'argomento. Non è un automatismo, e quindi le categorie appunto hanno un po' questo difetto nella ricerca diretta. Un po' di tempo fa io cercavo di risalire il titolo di un film con gli zombie. Io avevo in mente una scena particolare con uno zombie, però sono diventata matta a spulciare la filmografia tra i film horror, film con gli zombie, eccetera, e non ne sono venuta a capo. E ho tralasciato un box verde a sinistra, che è il box degli interlink, cioè sono i link alle stesse voci nelle altre lingue. In questo caso ce n'è una sola, ma ci sono altre voci che sono tradotte in quasi tutte le lingue degli altri progetti di Wikipedia. Le linguette, qui andiamo un po' nel vivo della partecipazione a Wikipedia. Abbiamo, partendo da sinistra, la voce, quindi è la pagina che io vedo quando accedo a una voce dell'enciclopedia. La seconda è la discussione. La pagina della discussione serve per banalmente discutere dell'argomento, o meglio di come scrivere la voce. Posso avere un dubbio su un'immagine da inserire, posso avere un dubbio sulla formulazione del testo, sulle fonti da citare. Tempo fa discutevamo sulla corretta il corretto nome di Michelangelo, ecco, io laureato in storia dell'arte, vabbè, Michelangelo, allora, no, Michelangelo, e il Vasari dice così, Tizio dice cos'ha, allora lì bisogna andare sempre le fonti, e le fonti recenti, perché io non posso andare a scrivere una voce su Michelangelo. Chi è questo? Io devo parlare in italiano corrente, perché è la lingua in cui sto scrivendo adesso. Buonarroti, grazie, qua il lapsus. Poi l'etichetta leggi è probabilmente una nuova aggiunta, che quando io ho iniziato io non esisteva,
è semplicemente la versione online della voce. Poi c'è la linguetta modifica, che permette di modificare live la voce, quindi io non devo neanche conoscere la sintassi Wiki, ma posso fare modifiche direttamente. È una versione ancora beta, quindi non è proprio perfetta, anzi è perfettibile, però soprattutto per chi si avvicina per la prima volta al progetto è molto facile, molto comoda. Poi modifica Wiki testo, si va a vedere il testo sorgente, quindi con il codice MediaWiki. E un'altra cosa molto importante è la cronologia. I sistemi Wiki hanno la possibilità di risalire a tutte le versioni di una voce, quindi io posso anche andare indietro nel tempo. Per esempio, io ho bisogno di un riassunto o di una versione molto breve della voce su Michelangelo. Quella di adesso è lunghissima, non ho voglia di farmi il riassunto, vado nella cronologia, vado nelle prime versioni e mi trovo una voce che sarà stata appena abbozzata, e quindi ho il mio riassunto fatto, detta proprio banalmente. E la conservazione della cronologia è molto importante, sia per vedere l'evoluzione di una voce, sia anche poi per recuperare quelle che sono le versioni buone. Magari arriva un utente, commette il classico vandalismo, cancella il contenuto, lo riformula in modo scorretto, io posso ritornare indietro quando voglio. Ecco qui la modifica del cosiddetto Visual Editor. Come vedete c'è un cursore appena sopra l'avviso, sotto Dolomiti, da Wikipedia all'Enciclopedia Libera, c'è il trattino del cursore, quindi io posso già scrivere direttamente nella voce così come la vedo. E invece questa è la modifica della sorgente. Chi si avvicina per la prima volta a Wikipedia non ci capisce niente, soprattutto perché all'inizio ci sono i cosiddetti template, che sono quei box di navigazione che permettono la standardizzazione di un contenuto, che però devono richiamare particolari elementi, è una faccenda anche abbastanza complicata, per cui c'è tutto un codice che può mettere in seria difficoltà. In realtà è anche di abbastanza facile apprendimento, perché nel giro di poco tempo, con un po' di pratica, si riesce tranquillamente a metterci mano. E io sinceramente preferisco correggere dal testo sorgente. Eccolo qua, questo brevemente il fondamentale del linguaggio Wiki. Tra doppie parentesi quadre ci sono i Wiki link, cioè i collegamenti alle voci dell'enciclopedia stessa. Si può modificare il testo che viene visualizzato, quindi io posso collegarmi alla voce Luna e posso far visualizzare l'asteroide della Terra, però il link mi manda sempre a Luna. I doppi apici, il corsivo, i tripli apici sono il grassetto, il segno uguale indica le sezioni, possono essere da 2, 3, 4 segni uguale, quindi avrò le sezioni e le sottosezioni. Una parentesi quadra singola è per i link esterni. Di solito si indica l'indirizzo completo e il nome del sito. Poi ci sono gli elenchi puntati e gli elenchi numerati. Ci sono altri tipi di formattazione, ma questa è la formattazione basilare. Ecco qui le nostre amate fonti. Importantissimo, bisognerebbe sempre citare le fonti, quindi qualsiasi contenuto io introduco dovrebbe essere correlato dall'origine, dove vado a prendere questo testo. Importante. Sì, fonti. Certo. Le fonti devono essere, come dire, penso prevalentemente in libri e cose così. Possono essere anche siti web. Ma se fosse un sito web, ad esempio, questo scompare, per così dire, cioè l'informazione poi non è più verificabile. Esatto. Questo è stato anche un problema recente, perché moltissime voci avevano riferimenti e collegamenti agli archivi online dei quotidiani. Di recente sono stati chiusi, quindi o bisogna registrarsi o bisogna addirittura pagare, e c'è stato appunto un problema, una discussione su questo che non ho seguito perché è un po' che non partecipo attivamente al progetto. Però hai ragione, cioè, nel momento in cui io vado a dichiarare come fonte un sito esterno,
sono un po' succube della vita di questo sito, quindi può esserci, può non esserci, oggi può essere accessibile, domani può essere a pagamento, e purtroppo ecco, fa parte della continua evoluzione del web e purtroppo non è sempre possibile richiamarsi a fonti scritte. Magari o non ho il quotidiano oppure non c'è una pubblicazione cartacea sull'argomento, non posso io stesso andare a fare ricerca in biblioteca, ma devo affidarmi ai siti. Oppure, come è capitato a me, stavo scrivendo un manuale su un software e che link metto, cioè niente, qualcosa che scrivo io, non devo linkare qualcosa, giusto? In che senso? Ma stavo scrivendo un manuale su un software, All'interno di Wikipedia o di un altro Wikibooks. Wikibooks? Ecco, questo Ah, è una cosa a sé perché Wikibooks invece può consentire quello che stai dicendo tu. Cioè, io insegno a scrivere a usare un software e non è necessario che io abbia una fonte. Diciamo una raccolta di informazioni funziona in modo un po' diverso da Wikipedia. E ecco, importantissimo il non copiare direttamente una fonte. C'è il cosiddetto diritto di citazione, quindi di solito si va a buon senso. C'è chi dice no, dobbiamo stabilire quante parole, il numero di frasi. No, il buon senso dice una frase tra virgolette, posso prenderla, un testo maggiore no, perché commetto comunque una violazione. E quindi c'è appunto la pagina su come riformulare un testo. Detta molto semplicemente, come se io leggessi il mio testo, chiudo il libro e ripeto quello che ho appena letto, quindi lo ripeto a parole mie. Il copyright, un errore che fanno tantissimi, è di pubblico dominio, l'ho trovato su Google. Ecco, no. sicuramente. Ecco, questa è la cosa peggiore, perché purtroppo non tutti i siti contengono le indicazioni per il copyright, quindi io non vedo indicazioni, lo considero libero. No, tutto quello che è pubblicato online si considera protetto da copyright a meno che non dichiari esplicitamente una licenza libera. Quella compatibile con Wikipedia, che Wikipedia stessa ha adottato, è la licenza Creative Commons. Di cui si riconosce la paternità dell'autore, quindi nel momento in cui io cito Wikipedia devo dire da dove ho tratto l'informazione e devo anche condividere il contenuto allo stesso modo. Quindi se io prendo un'informazione da Wikipedia devo anche riproporre quella stessa informazione con la stessa licenza libera, quindi non posso metterci il mio copyright, per esempio. Ecco qua, prima vi accennavo i portali. Sono delle pagine tematiche, io qui ho scelto quella del software libero visto che siamo al LUG, e di solito è una sorta di benvenuto ai nuovi utenti interessati a un argomento e si propone per esempio la cosiddetta voce della settimana. Gli utenti interessati a questo argomento possono proporre delle voci particolarmente complete, ben scritte e chiamarle voci della settimana. Vengono fatti anche dei box informativi come per esempio le ultime voci scritte, le varie categorie disponibili, eccetera. Questo è un aiuto alla navigazione, quindi io mi interesso di questo argomento, voglio saperne di più, vado nel portale e il portale mi dà una mappa di quello che posso trovare. Per cercare questa pagina, cosa devo scrivere sul motore di ricerca? Portale, due punti e poi si scrive l'argomento. Di solito la ricerca di Wikipedia fornisce già i suggerimenti. Diversi sono i progetti, hanno una struttura simile, però sono rivolti a chi scrive le voci. Quindi a me interessa il software libero, voglio contribuire allo sviluppo delle voci, non so bene cosa fare, di cosa c'è bisogno. Vado a cercarmi il progetto dove ci sono delle linee guida. Ci sono i partecipanti, quindi se io ho bisogno di aiuto vado a chiedere agli utenti che so che partecipano a questo progetto. Vado a vedere anche un elenco di voci richieste dell'argomento, per esempio in questo caso del software libero.
All'interno dei progetti si discutono anche le cosiddette convenzioni, la cosiddetta enciclopedicità, che cosa di questo argomento può essere scritto sull'enciclopedia, che cosa no. Posso anche discutere o stabilire come vada scritta una voce, quindi ad esempio per un'opera d'arte io voglio il titolo, l'autore, e nel contenuto deve esserci per esempio una descrizione dell'opera che sia ben chiara, quindi anche per esempio un non vedente che non può vedere l'immagine deve riuscire a capire che cosa c'è in questo dipinto, per esempio. Ecco, diciamo sono convenzioni un po' estemporanee, nel senso che non sono regole fondamentali, però sono delle linee guida che possono indicare come contribuire al meglio al progetto. Ci sono dei pilastri. No, qua mi sono persa perché c'era una cosa molto importante. Le linee guida che vengono discusse in un progetto possono essere anche contestate a livello di comunità. Quindi se il progetto calciatori decide che il calciatore di terza categoria è enciclopedico, ma la comunità, quindi una discussione molto più ampia, decide che non è enciclopedico, vale il valore di una discussione più partecipata. Prima vi accennavo alla cronologia, appunto questo è l'elenco delle modifiche di una voce, e di solito sarebbe buona cosa inserire anche l'oggetto della modifica, quindi può essere una banale correzione, può essere un'integrazione o un'aggiunta di un argomento. Sì, ma scusa, ti interrompo un attimo. Certo. No, ma sempre tornando ai pochi lavori che ho fatto su Vivi Books, ogni volta che magari 10 minuti, un quarto, un'ora, magari proseguo con il lavoro, e il momento del salvataggio mi chiede sempre di dare un motivo, ogni volta che motivo gli devo dare. Allora, questo può essere o un'impostazione di Wikibooks, quindi ripeto, io non partecipo al progetto, quindi non so se sia una loro impostazione. Ci sono alcuni progetti che proprio richiedono che ogni modifica venga indicato, giustificata, quindi puoi anche scrivere integrazione, pinco pallino, non vengono a discuterti dell'oggetto della modifica, è comunque un aiuto per risalire alla storia dove è stato fatto per esempio un'integrazione. Io leggo una voce, vedo che c'è una parte che non condivido, che non è scritta bene, che andrebbe integrata, vorrei metterci, ma vado a risalire, oppure voglio vedere chi l'ha scritta per capire da dove l'ha presa. Può essere anche un testo scritto in italiano un po' aulico, dico, ma mi puzza un po', vado a verificare, dico, ma dove l'hai presa? È dal testo tal dei tali, e allora dico, qua sì, magari una violazione di copyright, per esempio. Oppure è importantissimo, soprattutto nel caso di rimozione di contenuti, perché come vedete si vede? No, non si distingue tanto bene. Allora, vediamo, mouse, eccolo qua. Qui è un grassetto in verde, indica quanti caratteri sono stati aggiunti alla voce, mentre in rosso, per esempio qui sotto, o qui, quanti caratteri sono stati tolti. Sì, di solito quando c'è un'importante rimozione di contenuti, quindi 200 caratteri o anche di più, può essere un cosiddetto vandalismo, quindi una rimozione immotivata di contenuto. In realtà io posso anche togliere del contenuto perché o lo voglio integrare in un'altra voce, o perché va a ripetermi dei concetti, o per qualsiasi altro motivo. Per cui se chi sta facendo un controllo delle modifiche si basa soltanto sul numero di caratteri tolti, è facile che mi annulli la modifica. Se io invece specifico rimosso contenuto per questo e questo motivo,
Allora do una mano anche chi poi fa una revisione e lascio che la modifica sia accettata. Ecco qua il famoso vandalismo, in questo caso c'è stata una sostituzione del testo, da un lato si parla appunto delle Dolomiti, dall'altro si va a parlare del flauto, la chitarra e la tromba. È un utente che ha fatto probabilmente una prova. I vandalismi veri e propri sono modifiche ben più distruttive, per esempio si cancella il contenuto dell'intera voce, si inseriscono parolacce. I buon temponi ci sono dappertutto. Quando vengono mandati fuori da Wikipedia, cosa uno deve fare per essere mandato fuori da Wikipedia? Allora, di solito c'è un primo avviso. Allora, io vedo che un utente tal dei tali ha rimosso un contenuto. Vado nella sua pagina di discussione e gli dico: la tua modifica ci è sembrata una prova. Leggi le linee guida, leggi gli aiuti e se hai bisogno rivolgiti a me. Al secondo richiamo c'è il cosiddetto cartellino giallo. Anzi, no, addirittura partiamo dalla rimozione di contenuti. Cioè, il primo è il test, il secondo è l'avviso di vandalismo che dice: tu stai facendo delle modifiche distruttive all'enciclopedia, stai attento perché rischi. Il terzo avviso è il cosiddetto cartellino giallo, quindi occhio perché questa è la tua ultima modifica. Alla fine scatta il cartellino rosso, quindi c'è il blocco. In questo caso interviene un amministratore che va a bloccare l'utenza per un periodo più o meno lungo, a seconda. Ci sono utenze che vengono create soltanto per vandalizzare l'enciclopedia, quindi in questo caso si fa un bel blocco infinito, non ci si pensa più. Ci sono utenze che magari collaborano già da un po' all'enciclopedia e o gli parte 5 minuti o chissà cosa, vengono bloccate per un tempo più breve. Ma chi è che blocca? Cioè, l'amministratore è uno che ha subito un progetto, uno che ha scritto la pagina, che magari è quello più autorevole che ha scritto la pagina, è quello che può bloccare o è No, un altro? gli amministratori poi ve ne parlo dopo come le utenze registrate. In ogni caso sono utenti con un certo percorso alle spalle, di comprovata esperienza e conoscenza delle regole dell'enciclopedia, a cui tramite una votazione vengono affidati dei diritti, in realtà sono delle funzionalità tecniche in più. Quindi un amministratore può bloccare gli utenti, può proteggere le pagine, può cancellare le voci o parte della cronologia di una voce. Non è detto appunto che un amministratore conosca direttamente l'argomento. Di solito gli amministratori intervengono in un secondo momento, cioè non è difficile, è molto più facile che ci siano utenti semplici che fanno il controllo delle ultime modifiche, che riconoscono che c'è un'utenza vandalica in atto, che quindi avvertono l'utenza nel momento in cui l'amministratore vede che c'è un cartellino giallo in aria, tiene d'occhio e poi va a bloccare, va a intervenire. È un lavoro di collaborazione tra utenti e anche Sì, questo è. immagino No, che il percorso sia sempre uguale, insomma, per esatto. variare. Tante volte ci vorrebbe un amministratore disponibile all'istante, magari non sempre ci sono, magari sono in altre faccende affaccendati, però comunque queste situazioni si risolvono nel giro di pochi minuti, direi. È difficile che un vandalo sia a piede libero per tanto tempo. È più facile quando si tratta di un'utenza non registrata perché nella cronologia vedete ci sono qui questi numeri, è l'indirizzo IP dell'utente non registrato. Quindi se io mi registro, ho il mio nick, quindi il mio nome utente, e tutte le modifiche vengono ricondotte al mio nome utente. Se io non registro un'utenza, la modifica Non si può. viene
fatta risalire il mio indirizzo IP. Anni fa, quando io ho cominciato a collaborare con l'enciclopedia, c'erano molti IP fissi, quindi era facile sapere che c'era un'unica persona dietro un indirizzo IP. Oggi, soprattutto con Fastweb, credo anche altri internet provider, è facile che ci siano indirizzi IP condivisi oppure mobili. Per cui in questo caso i blocchi non possono essere lunghi perché vado a bloccare non solo una persona, ma anche tutte le persone che poi si connettono a quella rete. E in questo caso, appunto, se c'è un'utenza vandalica in atto, viene bloccato per un quarto d'ora, oppure spegne il modem, lo riaccende, cambia IP. Sì, sono le utenze fastidiose. Ogni tanto ci si diverte anche a stargli dietro. Sì, sono quei momenti un po', chiamiamoli, goliardici della vita, del controllo delle modifiche. Ma perché appunto si lascia la modifica anche utenti non registrati? Cioè, nel senso, se uno fa una modifica, l'utente non registrato poi Non si sa chi va a sparisce, ma toccare. perché non viene fatto soltanto con utenti registrati? Cioè, uno dice spendere 5 Però va minuti. contro il concetto di enciclopedia libera, quindi io ti faccio contribuire anche se non sei un utente registrato. E ci sono tanti utenti che preferiscono non essere collegati a un nome utente particolare, quindi continuano a contribuire come utenti anonimi. Sì, ma perché limita la Uno può libertà anche essere registrati? avere male, c'è anche una voce che dice, però questo qua potrebbe, posso integrare, ma io ho male, non so se allora male, Forse diciamo, è registrato. la creazione di un'utenza ti dà l'idea di essere legato in qualche modo al progetto, o di essere anche riconoscibile. C'è chi non ha voglia di essere contattato da altri utenti, di interagire, possono esserci vari motivi. Non è detto che a priori un'utenza non registrata sia un'utenza vandalica, anzi, ce ne sono tantissimi che collaborano soltanto come No, utenti infatti io non comunque dico che registrati. cioè, ormai siamo registrati in talmente tanti posti, posticini per accedere al forum, per accedere a questi, cioè in mille posti che fare una registrazione per poter scrivere su Wikipedia, cioè, non mi sembra una cosa così tanto No, è dispendiosa. vero, però proprio come filosofia generale del progetto è stata scelta Sì, questa ma cosa qui. perché... Non saprei effettivamente perché una persona decida di Sì. contribuire soltanto come utente, cioè perché Io dice, non vabbè, immaginavo che si potesse tenere da lì a scrivere e modificare il io non testo, così capisco perché tutti gli liberamente. altri vogliono che mi registri. Non riesco a capire. Beh, secondo me è abbastanza fondamentale, viene anche lì c'è il discorso che ci sono persone che non sono registrate, accedono, spiegano il modem, per scrivere Ok, parte stupidate. dal pregiudizio però che una persona si comporti male, secondo me Siccome ce ne sono tutti che sono, no. però anche gli utenti registrati fanno vandalismi. Però almeno lì blocchi, dopo devi fare nuovamente Ci metti 2 secondi a fare un'utenza, registrare. quindi no, non è. Due secondi. Se ci metti 2 secondi allora non serve niente. Questo è forse un po' l'eterno dilemma del collaboratore di Wikipedia. Tante volte si è discusso anche di questa cosa, dell'attendibilità, delle modifiche di un utente non registrato rispetto alle modifiche di un utente registrato. E non si è mai raggiunto un parere concorde sulla faccenda. Sta di fatto che si è scelto comunque di non legare, di non costringere una persona a registrarsi anche per fare una modifica al volo. Io sto leggendo una voce, vedo che c'è una virgola fuori posto, in 2 secondi faccio la modifica. Potrei anche non avere sempre il mio computer a portata di mano, quindi devo comunque fare ogni volta il login. Sono dei passaggi in più. Di solito online si ragiona sull'economia del click, quindi meno passaggi costringo a Sì, fare, è una più questione di velocità, facilità. di Sì, velocità. Cioè esatto. proprio il contrario di quello che era al momento della prima enciclopedia nel Nupedia, Nupedia. cioè sono passati uno all'esterno all'altro, cioè da uno che in cui si riesce a scrivere a un altro in cui si può scrivere proprio in qualunque momento si può dire, cioè proprio che sei Esatto. ricollegato, vedi una cosa che non ti va a scrivere.
più o meno funziona così, poi capire. Sì, però è stato questo il successo di Wikipedia, proprio la possibilità di fare modifiche anche senza essere registrati, che l'ha fatta crescere così tanto in così poco tempo. Che è una cosa un po' coraggiosa, mi pare di capire, perché se effettivamente ogni cosa che uno scrive può essere una violazione di copyright, cioè e ci sono milioni di persone che scrivono in tutto il mondo, è abbastanza, insomma, coraggioso, lo posso dire, come sì, sì, però è anche proprio la carta vincente e funziona perché tutto sommato l'attendibilità, ci sono stati fatti degli studi, l'attendibilità è pari a quella dell'Enciclopedia Britannica, per esempio, quindi c'è comunque una continua revisione, il fatto che sia un progetto collaborativo diciamo che rende anche più facile l'idea di darsi una mano a vicenda, di integrare, di partecipare al progetto, alle discussioni, piuttosto invece che affidarsi a un comitato editoriale e dire il mio lavoro va criticato. Ecco, sono punti deboli e anche punti di forza, perché tanti appunto dicono, beh, ma se può scrivere anche il ragazzino delle medie, chi è che mi dice che scrive bene, che scrive le cose corrette? È tutto un sistema di continua revisione, di continua evoluzione dei contenuti, ed è quello che appunto ha fatto sopravvivere e far diventare così grande Wikipedia e gli altri progetti. Non dicevi che esistono dei gruppi di discussione, delle cose simili? Cioè, nel senso, io mi ricordo, non so, che ho avuto l'esperienza che mai avevo fatto il tema, che sembrava bello, per altri invece magari era una schifezza, come dire. Mm-hmm. Quindi magari anche dal punto di vista linguistico non esiste una regola precisa per scrivere, giusto? Esatto. Quindi, ovviamente ci sono delle discussioni, questa cosa va bene, non va bene, è in linea con i principi, è troppo generica, è troppo di parte. Quando l'hai capito che per capire se un contenuto è, come dire, in linea con la filosofia, ci sono più persone che come dire, scrivono la propria opinione, giusto? Sì, dunque, diciamo, la richiesta base è che il contenuto venga scritto in un italiano corrente e corretto, quindi grammatica e ortografia ai minimi indispensabili. Poi, se questo contenuto può essere ampliato, scritto meglio, possono pensarci altri utenti in un secondo momento. La discussione, come dici tu, avviene di solito nella pagina di discussione della voce. No, non c'è, comunque. Esatto. Grazie che mi hai ricordato. Ecco qua, prendiamo la discussione della pagina principale e qui abbiamo una pagina lunghissima di discussioni appunto relative alla pagina principale. Ovviamente se io prendo una voce qualsiasi, ovviamente non c'è la discussione. Eccola. Sul film non c'è discussione, o non è? Perché nessuno ha avuto informazioni da chiedere, modifiche da. Se tu trovi una voce sulla quale vuoi aprire una discussione, si clicca semplicemente. Vediamo. Eccola qua. Ah, ok, non c'è attiva. Ecco. Stai creando la discussione. Non si blocca. Sì, diciamo, ci sono certe cose che possono un po' incutere timore, però appunto il motto di Wikipedia è sii coraggioso, fai le modifiche che vuoi fare. In questo caso la discussione non esiste, quindi ci sono degli avvisi che ti avvertono perché farle, che cosa inserire in questa pagina. Quando si discute di un contenuto, quando può essere un po' contrastato, magari che riporta l'opinione di una parte piuttosto che di un'altra, quando può essere un contenuto magari recente o io non sono sicuro che la voce sia abbastanza autorevole, quindi propongo un confronto con altri utenti. Come fanno gli altri utenti a intervenire in questa discussione? Vado a cercarli di solito.
Allora, qualche volta basta anche soltanto fare una modifica, quindi chi controlla le ultime modifiche, chi segue quella voce, vede che c'è stato un intervento nella pagina di discussione. Altre volte invece non interviene nessuno e quindi vado a cercare il progetto che segue questo argomento particolare e avverto nella pagina di discussione del progetto che ho bisogno di un confronto con altri utenti su quella voce particolare, quindi si può attivare un dibattito. Ovviamente ci sono voci più calde in cui c'è molto più contributo, come avete visto la pagina di discussione della pagina principale è molto attiva, e ci sono altre come questa bracco francese tipo Pirenei che non crea nessun problema, nessun dubbio. Avevo una domanda. Se uno fa un articolo, no? Poi arriva un altro o un altro utente e gli cambia una frase nell'articolo che cambia il contesto dell'autore, che cambia proprio il tuo contesto, va a riscrivere un'altra volta. Cioè, può succedere che vengano fuori dei conflitti. Sì. Allora, questo si chiama conflitto di edizione, in gergo edit war. Possono essere di breve intensità, quindi uno scambio di modifiche, io modifico te, tu modifichi me, dopodiché mi fermo, oppure può intervenire un amministratore o un altro utente esterno e dice: ragazzi, state calmi un attimo, andate in pagina di discussione. Se questo richiamo blando non funziona, si procede alla protezione della voce. Quindi io impedisco le modifiche di questa voce finché non viene risolto il conflitto. Di solito si cerca di evitare alla versione sbagliata. Questa è un'altra delle discussioni eterne. In cui di solito quando c'è un conflitto di edizione c'è sempre qualcuno che si lamenta che la voce è stata protetta e pubblicata, quindi resa pubblica, nella versione sbagliata. Sempre. Però ovviamente finché non si risolve il conflitto si decide di tenere come ultima versione l'ultima prima del conflitto di edizioni, quindi prima che si intervenisse in questo ping pong. Se la discussione è fra i due, uno dice ma quella versione è sbagliata ed è un terzo, può intervenire nella discussione? Certo, è sempre una cosa buona che in queste discussioni intervengano anche più utenti per confrontarsi, quindi riuscire a capire se effettivamente c'è una ragione da una parte o dall'altra, se ci sono fonti che supportano una versione oppure un'altra, o se invece è solo una questione di... il terzo utente si accorge che questa è in via di discussione, cioè che così dice qua stanno discutendo questo, io la penso così e interviene. Sì. Cioè si accorge, lo vede nella... Di solito nella pagina di discussione sì, perché si apre un topic. Nella pagina sbagliata che c'è. Ah, nella la versione... C'è un'indicazione che quella discussione è aperta. Perché sennò uno come fa a riconoscere che quella discussione è sbagliata? Cioè solo uno che se ne magari ha una condizione di causa può intervenire e dire no, è così. Allora, di solito funziona quando c'è un conflitto di edizione, si vede subito perché ci sono modifiche molto frequenti e ravvicinate nella stessa voce. Quindi possiamo dire Tizio sostiene la versione A, Caio sostiene la versione B e viceversa si annullano le modifiche. Allora, quando la pagina è protetta non si può più modificare. Quindi resta qui. Ci si accorge, c'è di solito un lucchetto, compare un lucchetto giallo, un lucchetto rosso a seconda del livello di protezione della voce. Questo è un primo segnale per cui io vado a vedere le voci dell'enciclopedia, trovo che c'è un lucchetto e posso immaginare che ci sia stato qualcosa che ha provocato questa protezione, quindi magari vado a vedere nella pagina di discussione cosa sta succedendo. Altrimenti un modo altrettanto valido per dirimere la questione è appunto di rivolgersi ai progetti competenti,
Quindi, non so, una voce su un politico, vado nel progetto politica, una voce sui calciatori, vado al progetto calcio e chiedo ad altri utenti di partecipare alla discussione per trovare una soluzione al dibattito. E una volta che si è raggiunto un compromesso o comunque quella che può essere una versione comunemente accettata da più utenti, si sblocca la voce e si modifica come è stato accordato. Non si può avere, non so, anche come dire, seguire di cui, non so, gli aggiornamenti sulle voci, perché se Sì. si pubblica una cosa sicuramente interessa di sapere se qualcuno la modifica, quindi magari anche è ovvio, però magari, non so, io la leggo, leggo una voce di una persona sempre dei Dolomiti, mi piacerebbe sapere quando questa persona magari pubblica delle cose nuove, aggiorna o amplia la voce dei Dolomiti, è possibile avere delle notifiche, delle cose È sulla email, possibile? non so, dico. No, dunque, intanto bisogna essere utenti registrati, quindi questo è uno dei vantaggi, poter seguire le proprie voci, quindi quelle che ho creato io, quelle a cui ho contribuito, oppure le voci che mi interessano. Non posso fare, come dici tu, seguire le modifiche di un tale utente, quindi mi piace come Tizio scrive, mi piacciono gli argomenti che lui tratta, devo andare io ogni volta a controllare i contributi dell'utente per verificare che cosa di nuovo sta pubblicando. Cioè, Quindi tipo sul suo profilo trovo le cose che ha pubblicato, se vado a cercare nel. Sì, tu cerchi per il dunque name e trovi quello che ha fatto, l'attività del soggetto. vabbè, anche senza guardare le mie, che ultimamente sono, vediamo, to per esempio questo utente. Allora, io trovo il nome utente, questo è un utente registrato, c'è la sua pagina di discussione e qui c'è l'elenco dei contributi e quindi io vedo che cosa sta facendo questo utente in tempo reale o più o meno reale. E questo è anche utile per verificare la storia, il percorso che ha fatto un utente, quindi come vi dicevo prima, può esserci l'utente che improvvisamente fa modifiche cosiddette vandaliche, io vado a vedere i suoi contributi, vedo che comunque ha una storia precedente positiva di contributi validi, dico, vado a cercare di capire che cosa sta succedendo, perché fa questo tipo di modifiche. Ecco, Solo questo. che quello si capisce che parla, cioè parla, insomma, che raccoglie informazioni riguardo all'aeronautica e il vario tipo. Esatto, cose Può essere magari militari. per chi è appassionato del genere, magari dice, questa persona tratta di tutto l'argomento, insomma, eh Sì. sì, no. Sì, di solito dei contributi si capisce l'interesse di una persona, che cosa gli piace, a che cosa può contribuire. Magari è un utente che lavora un po' per i fatti suoi, cosa legittima. Però io dico, ma caspita, questo sta scrivendo un sacco di voci di aeronautica, le scrive bene, ti coinvolgo nel progetto, abbiamo bisogno di utenti che siano competenti in questo argomento e quindi è anche un motivo per fare comunità, per lavorare insieme. Gli utenti comunicano prevalentemente tramite Wikipedia, comunque tramite i suoi canali. Sì, di solito il sistema più usato è quello della pagina di discussione. Vediamo. Questa è la pagina di discussione. Ecco, questo ha iniziato un po' male perché questo è un avviso di attenzione. Attenzione, la tua modifica è sembrata distruttiva, prova a leggere gli aiuti. E dopo invece probabilmente ecco, ha avuto anche un blocco e la tua utenza è stata bloccata temporaneamente, dopodiché evidentemente ha iniziato a contribuire in modo positivo, come ecco. Capita anche questo. Le pagine di discussione utente sono un po' di difficile consultazione perché funziona così. Io, utente, scrivo in questa pagina di discussione, l'utente mi risponde nella mia Nella pagina. casella Quindi anche sì.
Quindi io devo andare a spulciare magari due pagine di discussione per riuscire a seguire il filo di un discorso. Questo forse è un po' un difetto del sistema. Ci sono utenti che preferiscono rispondere sia nella propria pagina di discussione che nella pagina dell'utente in modo tale da avere un filo logico in quello che c'è come contenuto della discussione. Poi una cosa che non ho capito, perché bisogna firmare, perché ci vuole firma, perché Sì. altrimenti ti dicono firma se no non ti rispondono, cos'è Sì, questo? Ma se sono registrato, cioè dovrebbero vedere la mia utenza. ma io devo andare nella cronologia a vedere che sei tu. Invece la firma mi aiuta a capire chi mi sta scrivendo, chi sta partecipando a una discussione, può essere anche in una qualsiasi pagina di discussione in cui si chiede appunto di firmare proprio per avere un po' un senso logico e ricondurre l'intervento a una certa persona. Viene richiesto anche agli utenti non registrati proprio per sapere chi dice cosa. Sì, no, pensavo un utente non registrato, potevo pensare che magari chiunque potesse scrivere, però un utente registrato comunque ti domandano la firma quando scrivi a qualcuno. Sì, proprio perché è Sì, bello firmarsi quando si lascia un. Non c'è ancora un automatismo per cui utente registrato scrive nella tua pagina di discussione e e tu lo automaticamente. sai subito. Cioè, quando ti firmi con un pseudonimo, cioè, basta No, scrivere la prima no, volta, va cioè, firmato, quella roba. c'è un pulsante, Sì, giusto? c'è l'avviso di non Sì, no, no, non firmato. è una cosa che Ah, sì. capisci subito, cioè, te lo dicono e poi E lo poi sai, impari, poi lo esatto. sai. Sì. Sì, no. È una prassi che c'è all'interno proprio della comunità, anche proprio per riuscire anche a seguire una discussione lunga, perché se tutti non si firmassero, io vedrei tutta una serie di interventi e non capisco più niente. Sì. Allora, dicevamo, i vandalismi e il rollback è il ripristino della versione, chiamiamola integra, di una voce. E questo può essere fatto da qualsiasi utente, anche da un utente non registrato. Nel momento in cui io vedo che c'è stata una modifica distruttiva, vado a recuperare l'ultima versione corretta. Eccolo qua, la pagina di discussione delle voci, vabbè, abbiamo visto anche prima. I wikipediani discutono su tutto. Vi ricordate chi è questo personaggio? Polpo, questo non è Paul, forse. Polpo Paul, esatto. Qui si è discusso 3 volte della cancellazione di questa voce. Era un argomento ovviamente recente, perché durante i mondiali di che anno era, non mi ricordo, quindi è stata creata durante lo svolgimento dei mondiali, cioè, è una voce recente, ma chi è? Ma se ne parla, però può essere una voce recente, possiamo aspettare. Alla fine non si è mai raggiunto il cosiddetto consenso per cancellare la voce. Ecco qua il consenso, che è una delle cose fondamentali di Wikipedia. È un meccanismo un po' difficile perché non è un banale conteggio dei pro e dei contro, non è neanche una votazione. È un raggiungere un accordo comune. Quindi può funzionare sia come silenzio assenso, quindi io propongo una modifica, nessuno mi contraddice, quindi la faccio. Come vi dicevo prima, le discussioni più partecipate, quindi magari nell'ambito di un progetto piccolino si discute di un argomento, mentre a livello globale dell'enciclopedia viene discusso in un altro modo, quindi si accetta il consenso raggiunto dalla discussione più partecipata, non tanto della maggioranza, ma da quanti più utenti partecipano. In assenza di consenso, come nel caso del signor Polpo Paul, o la situazione rimane tale, quindi resta lo status quo, il Polpo Paul ha la sua voce, oppure si procede a una votazione, quindi a un mero conto delle teste, dei pro e dei contro. I wikipediani, li abbiamo nominati più volte, quindi gli utenti di Wikipedia, sono volontari, non vengono pagati, anche se di recente purtroppo alcune ditte, per esempio, assumono apposta persone che vadano a scrivere contributi sull'enciclopedia. Per esempio, io ho un'azienda e pago il mio web marketing specialist di pubblicare. Esatto.
E questo è ammesso entro certi limiti, ci sono delle regole che ordinano anche questo tipo di contributi. Finché non si può fare parlare dell'azienda che fa specificare il prodotto che fa senza farle, cioè, mascherare la presentazione del prodotto per pubblicità. Allora, nel caso delle aziende ci sono delle regole, quindi per esempio deve essere un'azienda storica, può aver avuto come fondatori dei personaggi enciclopedici, oppure può aver creato dei brevetti particolari, riconosciuti, premiati. Se un'azienda non rientra in certi criteri, la voce viene considerata come promozionale e non viene accettata, quindi viene cancellata, o si richiede appunto di portare a supporto delle... No, ma comunque è un consiglio, comunque a carico di tutti, comunque. Cioè, ci sono gli amministratori che discutono, ma gli amministratori sono eletti comunque da tutti gli utenti. Adesso ci arriviamo, perché gli amministratori non amministrano. Ecco. Un'azienda può essere importante per andare su un territorio distretto, ma a livello magari italiano, nazionale, no? Questo forse è una delle difficoltà che ci sono, e anche un po' delle contraddizioni, perché di solito si fa il paragone perché c'è la voce sulla velina e non c'è la voce sul professore tal dei tali. Ci sono dei criteri anche un po' soggettivi di importanza, come dici tu, l'azienda qua a Vicenza, non so, la Lane Rossi potrebbe essere importante nella nostra realtà, mentre a livello nazionale e internazionale no. Per questo esistono appunto i criteri a cui si rimanda per la valutazione dell'enciclopedicità di una voce, e purtroppo non sono sempre perfetti. Ma la risposta però serve già insita, cioè nel senso, perché uno ha scritto della velina, non è un professore. Qualcuno ha scritto della velina e nessuno si è preoccupato di scrivere del professore. Esatto. Cioè, mi sembra giusto, se no siamo come a dire, ma ti ragionare, perché ha parlato di questa cosa e non dell'altra? Cioè, fa anche te qualcosa per contribuire alla cosa, però per ragionare non puoi metterti là di cosa vuoi, più o meno puoi metterci mano, se vuoi che questa cosa venga trattata, ti rebuti le mani, fai. Esatto, è così che funziona. Sì. Eccoci qua, gli amministratori. Allora, è un nome che a me non piace, perché sembra che siano un comitato editoriale, quelli che amministrano, che decidono, che fanno. In realtà no. A me piace il termine in inglese, che è system operator, quindi operatori di sistema. Hanno delle funzionalità aggiuntive tecniche e possono appunto bloccare gli utenti per periodi più o meno brevi, proteggere le pagine in scrittura, quindi impedire che un utente non registrato oppure che gli utenti registrati vadano ad effettuare modifiche, oppure cancellare le pagine, per esempio una pagina non è enciclopedica, oppure una revisione contiene del contenuto, non so, il turpiloquio, oppure contenuto diffamatorio, si oscura quella versione. Non hanno una maggiore importanza rispetto agli altri utenti, quindi all'interno di una discussione l'opinione di un amministratore vale tanto quanto quella di un utente non registrato, e non hanno nessun potere decisionale, a meno che non sia una decisione immediata per proteggere l'enciclopedia. Quindi io blocco immediatamente un utente perché sta creando un danno, dopodiché posso anche ripensarci, chiedere consiglio ad altri utenti, però hanno la possibilità di fare anche delle azioni di testa propria, è anche giusto che sia così. Comunque l'amministratore è nominato da un altro amministratore, giusto? Allora, cioè, eletto dal popolo, ma eletto nominato da un altro amministratore? No. Funziona così. Dopo un certo periodo di collaborazione all'enciclopedia, e di solito si richiede anche il cosiddetto patrolling, cioè il controllo delle ultime modifiche, quindi avere anche una certa agilità nel riconoscere i vandalismi, i conflitti di edizione, nell'interagire con gli utenti, perché poi un amministratore va a esporsi in prima persona, quasi in prima linea
nel lavoro dell'enciclopedia. Quindi vengono richieste anche capacità di discussione, di pacatezza, oltre che di competenza tecnica. Di solito viene proposta la sua candidatura da un altro utente, dice: caspita, tu lavori qua da un po', sei bravo, sei valido, ti propongo come candidato amministratore. La persona può accettare oppure no. Ci sono anche persone che si autocandidano, dicono: ma a me piacerebbe avere questi privilegi perché mi possono far comodo. C'è una votazione a cui possono intervenire soltanto gli utenti registrati che abbiano un certo numero di edit, quindi io non posso registrarmi 2 giorni dopo andare a votare un amministratore, proprio perché siccome sono funzioni tecniche molto delicate. Anche chi nomina, chi è favorevole all'elezione di questo amministratore deve dimostrare di conoscere l'enciclopedia e il suo funzionamento. Dopodiché, quando la votazione è stata chiusa e c'è un rapporto di pro e di contro che stabiliscono che la persona può essere eletta amministratore, allora interviene il cosiddetto burocrate. Il burocrate è un amministratore di solito che ha questo privilegio in più di cambiare lo status agli utenti, quindi da utente normale faccio diventare amministratore. E anche il burocrate deve avere un'elezione, cioè tutto una sorta di, chiamiamola, gerarchia, anche se non è proprio una gerarchia di importanza. Il burocrate è ancora più tecnico, sono stata anch'io burocrate. Il nome calza perfettamente perché non devi fare altro che fare clic alla fine. È un po' noioso, però comunque è un lavoro importante all'interno dell'enciclopedia. E secondo te comunque in questi Jimbo credo sia un amministratore, credo, però non ricordo se... Sì, il suo nome è Jimbo, come nome utente. E non so se lui come fondatore, adesso non ricordo appunto, se abbia i poteri universali o se invece sia addirittura un semplice utente, questo non te lo so dire, perché lui comunque è stato il creatore, ma non è che il sito sia suo, per cui può fare quello che vuole. Lui addirittura l'ha lasciato alla Wikimedia Foundation, quindi non è più a nome suo personale della sua azienda come era all'inizio, ma l'ha lasciato come proprietà di tutti quanti. Cioè, in realtà gli amministratori diciamo sono quelli di facciata, come dire, giusto? Quelli che diciamo tengono, come dire, i nomi dell'enciclopedia, gli utenti, dicono tra l'altro, però la Wikimedia le persone dietro che amministrano, giusto? Si parlava di server, anche di Sì, Stati Uniti, Olanda, cioè immagino che sia una cosa, cioè ci sia un'organizzazione dietro sono due comunque. cose diverse, cioè da un lato c'è chi si prende cura dei progetti, Wikipedia o tutti gli altri, quindi materialmente contribuisce, c'è chi invece ha dei ruoli tecnici, ma sono dipendenti della Wikimedia Foundation e quindi è un'altra cosa. Sono due cose diverse, addirittura non è neanche detto che chi lavora nei server sia un utente di Wikipedia, per esempio. Questa cosa, cioè con due ruoli completamente Diversi, diversi. esatto, sì, sono due cose, si è voluto anche mantenerle separate, anche sì, come di indipendenza dei progetti singoli, una cosa anche autogestita, proprio nello spirito di Wikipedia. A livello di monetizzazione riesce a sostenersi bene o fa difficoltà? No, sì, si sostiene bene, ci sono le raccolte annuali di fondi, però anche grazie a sponsor importanti, qualche anno fa c'era la Virgin, per cui si discuteva: no, ma perché nell'avviso c'è il logo della Virgin, non possiamo fare pubblicità. Capita che appunto ci siano anche questi coinvolgimenti esterni di grandi nomi che danno un contributo appunto al sostentamento dell'enciclopedia. Bene, vediamo alla questione, come dicevi anche tu prima, perché registrare un'utenza? Qual è il vantaggio di avere un'utenza registrata? Intanto c'è una pagina utente personale in cui posso anche parlare di me stesso. C'è una pagina di discussione in cui posso discutere con altri utenti, contattarli tramite le loro pagine di discussione.
Posso avere una cosiddetta sandbox o una pagina di prova dove poter scrivere in assoluta tranquillità, per esempio, una voce senza temere che qualcuno venga a correggermela, venga a mettermi gli avvisi, ci metta le mani. Quindi io faccio il mio lavoro dall'inizio alla fine, magari non ho tanto tempo, ci dedico quella mezz'oretta al giorno. Quando la voce è praticamente ultimata, la sposto come voce vera e propria indipendente. E posso vedere la lista dei miei contributi. E come dicevo prima, posso anche tenere sotto controllo delle pagine, o le pagine che ho creato, o le pagine che mi interessano, quelle che modifico. Posso anche osservare le modifiche a una particolare categoria. A me interessano, non so, i film di Stanley Kubrick. Vado ad aggiungere questa categoria dei film di Stanley Kubrick ai miei osservati speciali e io vedo tutte le modifiche a tutti i film, a tutte le voci relative a Stanley Kubrick, oppure quelle che vengono create ex novo. Ecco qua, questa è la presentazione. Mi sa che ha preso un po' più di tempo del previsto, ma è stato bello anche discutere. Una cosa importante, i wikipediani non esistono solo all'interno di Wikipedia, si trovano anche al di fuori, vengono organizzati dei raduni periodici, di solito sono occasioni mangerecce. Uno dei più conosciuti è il raduno alla Miata in Toscana, dove si va a mangiare il cinghiale e si raccontano di sbevazzate storiche e cose del genere. Sono occasioni un po' goliardiche, ma anche è bello vedersi di persone dire: "Ah, ma tu sei quel personaggio". Finalmente dicono: "Finalmente do un volto al tale personaggio". Esiste davvero. Di solito a Festa Ambiente, qua a Vicenza, negli anni scorsi c'è sempre stato un banchetto di Wikipedia, qualche anno è stato unito anche con quello del LUG, quindi c'è stata questa collaborazione. Ovviamente dietro Wikipedia c'è tutto software libero, giusto? Esatto. Sì, cioè nel senso anche il motore web, immagino che ci sia qualcosa per pubblicare le pagine, il software. Allora, il software MediaWiki è comunque un software libero e a livello di server anche lì girano software libero perché proprio l'obiettivo della Wikimedia Foundation è quello di favorire la libera conoscenza, che quindi è i liberi contenuti e anche il software libero Ma quindi stesso. MediaWiki c'è un software che può utilizzare chiunque, no? Cioè, nel senso, quel tipo di notazione, con i vari così c'è un interprete dietro che crea le pagine, giusto? Stai parlando di È un software MediaWiki. linguaggio, come l'HTML, è un linguaggio MediaWiki, un linguaggio a sé, ed è comunque un software libero, si può andare a modificare il codice sorgente o. Si crea un Sì, editore se trovo. un'interfaccia grafica per Esatto, adesso io non so bene come funziona proprio a livello di software, però restiamo comunque nell'ambito del software editore. Mi libero. è capitato di battermi a te wiki che erano proprio l'aspetto di Wikipedia, non so, wiki di altre cose tempo fa, e chiedevo fossero fatte con software o copiato o proprio quello No, no, dentro, è proprio quindi se il un. software è probabilmente anche open, se posso creare sorgenti uno può fare una cosa simile a Wikipedia con altri contenuti. Esatto, ma esistono dei siti fatti proprio con il software MediaWiki, quindi no, non sono necessariamente affiliati a Wikipedia perché hanno il software MediaWiki. Conosci la struttura Sì, dell'ordine, come dire. esatto, di solito la grafica più o meno è quella, quindi una barra laterale con i collegamenti, un link alla pagina principale. La discussione, la possibilità di modificare anche le voci. Alcuni wiki vengono creati anche per uso personale, di cui voglio farmi un sito, mi piace il software MediaWiki e impedisco le modifiche agli altri, quindi io ho già tutto il sito protetto, però mi trovo bene con questo tipo di software e lo uso, nessuno mi vieta di farlo, perché appunto fa parte del cosiddetto software libero. Esatto. Se no, ma avrebbe aperto la più.
Il bar sarebbe praticamente il punto di discussione. Il bar sì, è dove i wikipediani discutono di vari argomenti. Eccolo qua, come aggiornare i link esterni, una discussione che abbiamo fatto prima, vediamo se il topic è quello. Ok, qui si parla di un sito che è stato spostato con un altro indirizzo e quindi ritorniamo un po' al discorso della temporaneità di quelle che sono le fonti online. Oppure, vediamo qui. Di solito qui al bar si parla di argomenti di interesse generale, può essere un'attualità, può essere un incontro imminente, può essere appunto anche la proposta di progetti, di borse di studio, ci sono anche collaborazioni con istituti culturali in corso, biblioteche, università. Di solito si cerca di pubblicizzare qui al bar generale dove possono interessare tutta la comunità. Wikivideo non è, fa parte di tutta la Wikivideo? No, credo sia una cosa a sé. Sì, perché i video comunque nei progetti Wikipedia vengono ospitati da Commons. Sì, ci sono diversi siti che comunque riprendono Wiki qualcosa, però non è detto che siano per forza collegati. Se provvede la stessa funzionalità, Wiki vuol dire veloce, dare un'informazione veloce, facilmente consultabile. E probabilmente di solito sono anche siti basati proprio su software MediaWiki, come dicevo prima. Quindi con molta probabilità se un sito si chiama Wiki qualcosa è perché è fondato con software MediaWiki. Ti avrei senza far niente, cioè senza chiedere niente. Sì. Ecco, mi spiace che non abbiamo avuto tempo per fare qualcosa di pratico. Facciamo una serata, casomai. Volentieri. Tutto prima di Ferragosto, possibilmente. No, dopo il parto, con calma. Con calma allora, l'anno prossimo. Volentieri. Vabbè. Ci manca. Ok, ringraziamo Annalitti. Grazie a voi.